Diamante è il nuovo singolo di Michele Bravi. Michele Bravi, il vincitore di X Factor 2013, torna sulle scene con un nuovo singolo, Diamanti, terzo estratto dall'album Anime di Carta, dopo Il diario degli errori e Solo per un po'. Nel video del brano, Michele si è cimentato, per la prima volta, anche come attore. La favola da grande di Michele. Il cantante ha presentato personalmente il video sulla sua pagina Facebook, spiegando ai fan la nuova sfida che ha voluto affrontare. È appena uscito il videoclip di Diamanti su Devo. Stavolta ho deciso di mettermi in gioco più nel ruolo di attore per raccontarvi questa favola da grandi. Sono al terzo singolo di un progetto che mi ha cambiato la vita, senza il vostro calore tutto il nostro mondo di carta non ci sarebbe mai stato. Michele ha definito Diamanti una favola da grandi. Il brano, scritto da Federica Abate e Andrea Amati, parla della fine di una storia d'amore e di tutto il bagaglio di emozioni che comporta. Come spesso capita, ci si accorge dell'importanza delle persone e dei sentimenti che si provano solo quando queste vanno via, ci si accorge sempre tardi delle cose andate via, delle favole da grandi senti sempre nostalgia. Ma adesso lo so già dall'inizio è chiaro il tema della canzone. Con i primi due singoli tratti dall'album, Il diario degli errori e Solo per un po', Michele ha vinto rispettivamente il quarto posto all'ultimo Festival di Sanremo e il premio Best Performance ai Teen Music Awards 2017. E anche Diamanti si appresta a scalare le classifiche, viste le oltre 77.000 visualizzazioni del video a un giorno dall'uscita. A novembre il tour. L'Anime di Carta Tour Nuove Pagine partirà il prossimo 3 novembre da Firenze, all'Obiol, e toccherà le principali città italiane per 9 live. Sabato 4 novembre, Michele sarà a Padova, al Gran Teatro Geox, il 5 al Fabrique di Milano. Venerdì 10 sarà la volta di Roma, dove potremo ascoltarlo all'Atlantico Live. Il tour proseguirà poi l'11 alla Casa della Musica di Napoli, il 12 a Bari, al Demodè Club e il 16 a Perugia, all'Afterlife. Le ultime due date di questo mini tour invernale saranno Bologna, il 17 novembre, all'Estragone e il 19 a Venaria Reale, tu, al Teatro della Concordia. Ne ha fatta di strada, Michele Bravi. Dopo la vittoria, a soli 18 anni, a X Factor. Dopo il successo improvviso, il cantante ha aspettato prima di partecipare al Festival di Sanremo, nonostante gli spettasse quasi di diritto. Solo quest'anno, dopo 3 anni dalla vittoria al Talent, Michele ha accettato di salire sul palco dell'Ariston e l'ha fatto con Il diario degli errori. Un brano che ha riscosso molto successo di critica e di pubblico, solo il video del brano ha raggiunto 20 milioni di visualizzazioni. Quest'estate poi il cantante ha proposto Solo per un po', un pezzo elettronico dalle atmosfere dark anni 80. E adesso Diamanti, che si appresta a diventare un ennesimo successo per il nostro Michele.